Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard. Oggi è domenica e andiamo a spacchettare 300 carte come al solito, però questa volta andremo a spacchettarle nell'evento Road to Glory. Questo perché siamo arrivati a prenderci anche la carta Brian Kendrick Ultimate e quindi siamo già passati alla carta WrestleMania 33. 9 punti soltanto, dobbiamo arrivare a 145. Sto registrando di sabato, quindi diciamo che ho tutto il giorno di oggi più domani per poter portare a casa questa carta. E quindi oggi andremo a spacchettare qua il Road to Glory per poter trovare, avere più possibilità di trovare cinture per poter raddoppiare i nostri punti per poter arrivare a 145 entro domani notte. So che sarà un'impresa o anche una rottura di palle arrivare a 145 a forza di match da 1/2. Però ce la metteremo tutta, ragazzi, e vediamo se ce la facciamo a portare a casa anche la nostra WrestleMania 33 dalla Road to Glory. Intanto, ragazzi, piccolo aggiornamento del nostro deck. Ieri, mentre giocavo, ho pescato una seconda Naomi Elite. E quindi diciamo che i pronostici di Alexa Bliss di portarla in Road to Glory ormai sono svaniti, perché ci porteremo una bellissima pro di Naomi. E questo mi fa piacere perché comunque abbiamo una seconda diva Elite Pro che è veramente tosta. Però non ci sarà più un tag team con Summer Rae, perché lei ha freccia in alto, lei ha freccia a sinistra. Però comunque sia, non la metterò nel mio deck classificato, anche perché non è che mi cambi poi di molto il livello del deck, quindi preferisco comunque tenermi Charlotte e Summer Rae nel mio deck classificato e lei usarla esclusivamente per il momento nella Road to Glory. Poi quando ci sarà magari il momento di di cambiare il livello del deck, quindi passare a WrestleMania, quindi magari mancherà un pochetto, sostituirò lei a Charlotte per salire a leggermente di livello in classificato. E come se non bastasse, questo gioco continua a trollarmi perché, come sapete, sono alla ricerca di una carta Ultimate da poter fare pro per poter progredire nel gioco, salire di livello. Il gioco sì, mi dà le Ultimate, però mi dà queste cavolo di carte qua. Supporto, nuovo vigore, un altro nuovo vigore, Ultimate 340, tutti gli attributi, non ci faccio assolutamente niente, sarà un'altra ennesima carta che andrà ad essere sacrificata o per le fusioni o per qualsiasi altra cosa. Che per amor di Dio, finché mi dà il manager sono anche piuttosto contento, perché comunque sono veramente forti, ragazzi. Con queste carte addirittura con una carta comune riesco a battere una leggendaria. Dunque, ragazzi, non perdiamoci più in chiacchiere, non siamo qui a pettinare Dolph Ziggler, ma siamo qui per spacchettare 300 carte dalla Road to Glory alla ricerca delle cinture o anche delle carte Ultimate Pro. Eccoci qua ragazzi con le nostre prime 50 carte da metterci in tasca, abbiamo già 4 cinture messe da parte, cercherò di accumulare il più possibile per posarle tutte dopo. Cominciamo ragazzi con le prime 50 e vediamo quante cinture possiamo trovare in questo piccolo spacchettamento, le prime 50 carte o addirittura anche delle carte che ci possano servire. Brock Lesnar, portaci fortuna, The Beast, sarebbe bellissimo trovarlo un Ultimate di Brock Lesnar, cioè sarebbe il delirio, comunque vabbè. Se portiamo a casa anche l'Ultimate, il nostro reset preferito, che miseria, ci sarei, farei davvero una pro veramente devastante. E progredirei anche nella mia road to WrestleMania. E dobbiamo arrivare. Triple H Epica, stiamo partendo non male, già qualcosa di veramente raro stiamo trovando. Dai, quindi diciamo i pronostici magari. Oh, stanno arrivando piuttosto carte in sequenza rapida, eh. Può voler dire qualcosa questa cosa? Non lo so, non lo sappiamo, ma potrebbe davvero voler dire qualcosa. Comunque sì, ragazzi, io stavo dicendo. Sì. Dunque, tra poco ci sarà l'evento WrestleMania, nella realtà, cioè mi sembra il 2 di aprile. E quindi io penso che ci sarà un evento speciale anche a proposito di questo evento vero. E onestamente io la butto lì. La butto lì anche perché comunque, vabbè, tra i rumors e cose vere, comunque ci sarà comunque, come tutti gli anni, la cerimonia degli Hall of Famer, e quindi quest'anno dovrebbe esserci anche il ritorno di Kurt Angle. Io la butto lì, secondo me faranno in questo gioco un evento simile al Royal Rumble con Undertaker e metteranno una carta WrestleMania 33 di Kurt Angle. Io la butto lì, ragazzi. Spero davvero che sia una cosa veritiera questa cosa, perché comunque qualcosa in quella ho letto dei rumors, e quindi è sempre bello comunque sperare. Cintura intanto, ragazzi. Sperare che queste cose siano vere, comunque cioè, alla fine un minimo di verità c'è sempre, alla fine, no? E quindi, cioè, da una parte mi rode un po' il culo perché potrei già non arrivare comunque entro il 2 d'aprile a WrestleMania, cioè impossibile, ragazzi, devo sculare proprio al massimo, altrimenti niente. Altrimenti, ragazzi, buon per voi che magari siete già in quelle file di tier e potete permettervi questa carta. Al limite, boh, vediamo cosa inventano ad ogni modo. Comunque, beh, qui abbiamo preso una cintura, siamo a quota 5 e ci sta tantissimo.
Eccoci qua ragazzi, ancora 50 carte, siamo a quota 5 cinture, vediamo se riusciamo ad arrivare anche... Ma io sono contento anche di prendere anche una decina di cinture oggi. Oh, attenzione, l'ho chiamata con la sesta cintura. Cioè, alla fine ci raddoppia punti, quindi ci farebbe più... Cioè, più semplice la strada da percorrere entro domani per prenderci la carta dell'Extreme Mania. Un'altra cintura ragazzi, stiamo andando alla grande. Finalmente oggi che non sto cercando soltanto anche carte Ultimate ci dà qualche soddisfazione in più. Intanto abbiamo finito anche di trovare le energie che ci servono in King of the Ring, che sono in semifinale già. Ho combattuto in un King of the Ring in livello Elite. In Ultimate ancora non ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, cioè la scorsa ho provato a farla ma sono arrivato neanche in classifica, quindi praticamente ho fatto veramente schifo, non ero molto all'altezza. Ci riproverò magari nella prossima, se riesco a farmi un deck veramente più tosto. Se riesco a prendere anche questa carta, ci possiamo provare anche con un'altra WrestleMania. O se no comunque, se non sbaglio non dovrei più avere comunque delle elite. No, dovrebbe avere comunque tutte Ultimate neanche nel deck King of the Ring. Quindi ci possiamo provare anche nel prossimo, visto che un'altra cintura che siamo già a 8. Visto che comunque abbiamo anche Naomi, però devo prima allenarla. Abbiamo comunque Naomi e anche Bray Wyatt da fare pro. E quindi ci può stare che magari, anzi facciamo così. Siccome il tempo di allenarle comunque ci vuole un pochino, io oggi finisco la King of the Ring. Finisco quindi stasera, quindi non sto a ricominciarla, ma la comincio domani. E la rimetto con le stesse carte di adesso. Non ci metto né Naomi né Bray Wyatt, perché comunque per farle pro devo... Cioè mi serve del tempo, quindi niente. E magari dalla prossima ancora proverò a farle in Ultimate con queste nuove carte, quindi usando anche tutte quante le dive, non mettendo le dive non comuni in copia per abbassare il livello, ma proprio al massimo del livello che posso fare. Qui intanto le ultime tre carte, attenzione, 5 scelte, cioè 3 scelte, 4 carte, adesso un'ultima scelta. Pim pum bella, boom, questa. E non era questa. Va bene, comunque le prossime 50 abbiamo due carte, una di quelle due potrebbe essere quella speciale. E con questo spacchettamento arriveremo a quota 150 carte, ragazzi, attenzione, le ultime due. Vediamo che cosa ci dà. Un'altra cintura, signori. Grande, siamo già a 9 cinture, ragazzi. I pronostici dicevano già ben diversamente. Cioè, speravo di arrivare al massimo anche 10 cinture, ma mi sa che supereremo. Mi sa che arriveremo veramente più di 10 cinture. Quindi, con 10 cinture sono già 20 punti, ragazzi. 20 punti voglio dire comunque. E comunque arrivare a 145, come ho detto, è una bella rottura di scatoline, ma tanto, l'assicuro, anche perché mi terrà impegnato praticamente tutto oggi e tutto domani. Davvero tanto. Io non vi assicuro niente, io davvero ci voglio provare. Perché di solito quando arrivo a questi livelli in rotto gloria dico vabbè, manca un giorno e mezzo, c'ho da fare un 150 punti, vaffanculo. Sono arrivato al punto dove posso arrivare, finita lì. Però visto che questa volta sono arrivato veramente in alto, cioè a prendermi l'ultimate in 2 giorni, visto i punti comunque erano un po' più bassi, ho detto ma proviamo a prenderci anche quest'altra nuova carta, perché comunque è una carta interessante, una carta per WrestleMania che non possiamo ancora permetterci di avere dalla draft board, non siamo ancora a quel livello. Quindi ragazzi, non ci nuoce nulla a tentare, quindi ci proviamo davvero, dai. Se ce la faccio bene, se non ce la faccio vabbè, nessun rimpianto, ci ho provato, vabbè, meglio tentare che non tentare. Attenzione, arriva l'ultimate. No, arriva un cuoricino, carisma. Super raro, brutto, vabbè. Questa volta in questo giro non ci è arrivata la cintura, gioco. No, non va bene così, Mi devi dare le cinture. Cinture campione. Dai, 13 carte al termine. Come vedete ancora ho 500 crediti che non voglio usare in questo evento. Me le voglio tenere per l'evento Ring Domination. Come ho detto anche nello scorso video, preferisco spendere crediti in evento dove c'è più sicurezza e trovare cose, che magari in un evento come questo, dove adesso se dovessi spendere davvero crediti non mi basterebbero, per soltanto 500 ma dovrei spenderne anche altri. Sting of WrestleMania! Mi sa che mi mancava questa carta, Mi sa che mi mancava. E cintura per finire, grande signori, siamo arrivati a 10 cinture più una WrestleMania. Eccoci tornati ragazzi, altri 50, arriviamo a 200 carte e cominciamo. Abbiamo 10 cinture, quindi già 20 punti gratuiti garantiti in Road Glory. Per prendersi il nostro Cedric Alexander ci mancano praticamente, adesso siamo a quota se non sbaglio 13-14, quindi siamo già a una trentina. Siamo neanche a metà strada, ma insomma vabbè, dai ragazzi,
Non c'è assolutamente problema, ce la dobbiamo fare assolutamente. Un'altra WrestleMania, ragazzi, Seth Rollins. Cioè, ragazzi, anche le WrestleMania mi fanno comodo perché sto allenando loro per poi darle in tributo a quelle più forti. Perché mi danno parecchi punti, come vedete, 2-3 WrestleMania alla volta mi fanno arrivare a livello massimo anche un'elite praticamente, più o meno, no? Quindi ci sta tanto, ragazzi, comunque ci sta dando delle carte buone alla fine, cioè di rarità bella alta. Abbiamo già preso 2 WrestleMania nel giro di quanti reset, pochissimi. Quindi non è lontano il caso che ci dia davvero qualcosa di buono quest'oggi, ragazzi. Una domenica da non dimenticare. Sarà la nostra domenica dove pescheremo l'Ultimate Pro. Ma dove? Tutta la settimana pesco Ultimate supporto. Volete mi dare un'altra supporto? Cioè, anche nello scorso spacchettamento me l'ha data una supporto. Quindi, cioè, ragazzi, devo supportare io questo gioco. Quando fa così mi fa incazzare una bestia. Madonna, ragazzi. Bo Dallas, sì, vabbè. Fandanghino. Una carta velocità. Ora, oh, abbiamo trovato più altre cinture. Vedete che in questo spacchettamento niente cinture. Rimaniamo a quota 10. No, giochino, no, eh. Qui c'è scritto massimo 250 cinture, quindi voglio raggiungere 250. Miss Elizabeth, attenzione, abbiamo allora 5 scelte e 6 carte. 5 scelte e 6 carte, eccolo, guastafesta, ci diventa la forza lì. Ah, peccato, 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 non ci ha dato cinture questo giro, non ci ha dato cinture in queste 50 carte, ragazzi, male, molto molto male. Ci sono rimasto male. Eccoci qua, ragazzi, arriviamo a quota 250 carte. Prima di morire, ragazzi, voglio finire il spacchettamento. Oddio, fa malissimo. Dunque, ragazzi, qui non stiamo trovando un granché comunque. Cioè, a parte le cinture, che ci sta tantissimo. Però poi tutto il resto, gira gira, qui sarà l'ennesimo fiasco. Che dite voi? Povero Crysis, lui spacchetta spacchetta, ma le sculate sono finite. Ha sculato fino a quando eri in Elite, poi ora in Ultimate... mai una gioia ormai. Questa, ragazzi, a che punto siete arrivati voi nella Road to Glory? Fate poi sapere nei commenti. Spero che siate arrivati davvero in alto, se non addirittura a prendervi anche lo Shawn Michael, ragazzi, Mr. WrestleMania. Attenzione, ragazzi, l'ultima carta. L'ultima carta. Esci l'Ultimate. La Survivor. Vabbè, a questo punto preferiamo la cintura. Vale, la Survivor. Affanculo. Perché lo fai? Perché sei così gioco? Perché lo fai? Lo fai apposta. Lo so che lo fai apposta. Vabbè, vabbè. Dai, altre 21 carte, 20 carte, vediamo un po'. Non abbiamo troppe più cinture, basta cinture. Siamo arrivati a 10, il gioco ha detto stop, adesso consumale, perché se no non te ne do altre. Te ne devi arrangiare proprio, so cazzi tua. Hey Tami, niente, finché se si riparte, ragazzi, niente da fare, si incara. Ferdandinho, una bella Cameron, e niente, Mr. Paul Heyman. Dai, le ultime 8, qui troppe carte, è impossibile trovare qualcosa, dai, 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 dai. Connor, no, non voglio te, non voglio nemmeno te, voglio, no, non voglio nessun di voi, accidenti a voi, madonna, ragazzi. Le ultime 3, ultime 2, Carisma. Ci dà un altro Sin Cara. Pescamo questa solitaria qua giù. Ci dà The Big Show. Niente, ragazzi, sono 100 carte e non pesco più cinture. Vero, vero. Invece qua, ragazzi, le ultime 50 carte. Ultima chance anche di oggi. Vediamo se prendiamo qualche cintura in queste ultime 50 o addirittura un Ultimate da poterci portare a casa, nel mentre il nostro deck da fare pro con un'altra carta che già abbiamo. È un'impresa, ragazzi, ma la speranza è l'ultima a morire, ragazzi. Perché lo fai? Non è stronzo, ragazzi, non ci credete, è stronzo, vada. Cioè, Dio sempre, certe volte ti regala veramente il mondo, certe volte si riprende tutto. Tutto. Tutto si riprende, tutto quanto. E se sculi troppo, vedrai che poi te le fa ripagare. Ma sicuro, ragazzi, sicuro. Dai. Altre 30. Non abbiamo più trovato cinture. Eccola. Eccola cintura, ragazzi. 11. Sono 22 punti, ragazzi. Sono 22 punti gratuiti, garantiti per Cedric Alexander. E quindi saremo sempre a quota quasi 40, più o meno, circa. Siamo a 15 punti. No, vabbè, insomma. Nemmeno 40, però quasi, dai.
Artut, gli ultimi 20 carte, ragazzi. Almeno una cintura ce l'ha rifilata adesso, via. Un regalino. Oh, Mark Henry Epic, vabbè, via, vabbè. Ok, vai, Sasha Banks, le ultime 15 carte. Abbiamo trovato comunque due WrestleMania, due epiche, una Survivor, però niente ci interessa, niente di che, ragazzi. Niente di così consistente, importante, però un'altra cintura ce l'ha regalata, ragazzi. Siamo a due in questo spacchettamento. Quota 12, sono 24 punti, ragazzi. Buono, 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 buono. Grande, grande, grande. Ultime 5 carte, vediamo che cosa ci regala in queste ultime 5. 3, Edge, Rusev, Ivy Mari e come ultima carta una Sensational Sherry. E niente ragazzi, abbiamo trovato in questo spacchettamento ben 12 cinture, quindi non male ragazzi, alla fine non è andata così poi male. Quindi adesso continuerò la scalata per provare entro domani, quindi entro un giorno 10 ore, quindi dovrebbe finire intorno alle 2, alle 3 di domani notte in circa. No, forse anche prima all'una, alle due, boh, vabbè. Se dovessi arrivare a prendere anche questa carta, ragazzi, ve lo dirò nel prossimo video. E spero davvero tanto di poter arrivare a 145 punti entro la fine dell'evento. Andiamo velocemente qua in King of the Ring. Quarti finali, secondo me, no, non è ancora cominciato la semifinale. Andiamo a vedere il quadro dei playoff. Siamo contro, ancora non lo sappiamo perché c'è da fare la finale tra Tortex e WWE Danny Champ. Sarò contro di loro due. Uno di loro due. Se vincesse Tortex dovrei vincere, quindi passare in finale, perché contro Tortex ci ho già vinto tutti e tre gli incontri nei preliminari, quindi dovrebbe essere una strada in discesa. Mentre Karin mi fa paura perché è il primo in classifica, sono il secondo in classifica, però Karin è più forte di me e mi ha sempre battuto. Però se dovessi comunque trovarlo, visto che è in un altro girone in finale, mi va benissimo perché comunque in finale ho già una elite garantita. Dobbiamo, ragazzi, direi che posso concludere qua questo video anche per oggi. Abbiamo spacchettato ben 12 cinture, non male, diciamo gli obiettivi sono stati più o meno raggiunti, non abbiamo preso un ultimate, ma vabbè comunque. Quindi ragazzi, se anche questo video vi è piaciuto, mi lasciate tanti like, commentare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, Facebook e Instagram trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.